All'alba della storia, una civiltà iniziò a edificare i monumenti più affascinanti della Terra. Come mai? Quale visione li guidava? Robert Bovall, ricercatore e autore inglese, è nato in Egitto all'ombra delle piramidi. Tombe per faraoni, secondo gli egittologi. Ma per Bovall esse fanno parte di un disegno più ampio. E da oltre 20 anni va alla ricerca del significato più recondito che si cela negli antichi echi dei miti delle stelle. C'è qualcosa di veramente straordinario in questa civiltà. La sua coerenza non è mai cambiata. L'arte, la religione, i templi, le leggi, persino l'abbigliamento delle sue genti rimasero gli stessi. Perché? Perché così doveva essere. Dieci anni fa, Bovall fece una scoperta che accese l'immaginazione del mondo. Individuò all'interno della grande piramide di Giza misteriosi condotti orientati verso il cielo. A sud indicavano la costellazione di Orione e la stella Sirio, per gli antichi egizi il dio Osiride e suo figlio Horus, e a nord erano orientati in direzione della stella polare e del grande carro. Inoltre, l'intero complesso era composto da 3 piramidi in fila, con la minore spostata verso sinistra, che sembrava il riflesso delle 3 stelle della cintura di Orione. Orione, il dio egizio Osiride, dominava in cielo e anche sulla terra. Le piramidi, perciò, ci parlano delle stelle? Le piramidi non riscuotono le simpatie degli egittologi perché hanno sempre attirato tipi strani. La grande piramide esercita questo potere sulla gente. Secondo me annulla il buon senso. Il signor Bovall, il signor tal dei tali, vengono qui su questa piana per un giorno o due e poi se ne vanno con le loro teorie. Teorie che svaniscono al vento. Ma la teoria di Bovall non è svanita al vento. Le sue idee hanno galvanizzato diversi studiosi che, pur non dichiarandosi suoi seguaci, ora guardano alle stelle con maggiore interesse. Penso che molte delle idee più stimolanti siano venute da persone di cui all'inizio si diceva «quello è un pazzo», per passare poi a un «oh bene, diamo un'occhiata alla sua idea, vediamo dov'è l'errore», per arrivare a dire, molto più in là, «ho sempre saputo che aveva ragione». L'astronomo inglese Archie Roy ha contribuito a sviluppare un nuovo ramo della scienza, l'archeoastronomia, che attraverso l'esame dei monumenti studia la visione che del cielo avevano gli antichi popoli. E grazie al computer ricrea i cieli del passato per scoprire cosa essi abbiano significato per le genti di un tempo. Purtroppo gli egittologi con scarsa preparazione in storia dell'astronomia tendono a ignorare che gli antichi egizi ritenevano che gli eventi celesti controllassero quelli terrestri. Come dubitare dell'attrazione degli antichi egizi per il cielo? Qui vediamo la dea Nut che dà alla luce il sole all'alba e le stelle nel loro splendore. Ogni civiltà era consapevole che tutto ciò che accadeva in cielo poteva determinare cambiamenti nella natura. Quindi sarebbe stato assolutamente stupido non prendere in considerazione gli eventi celesti per comprendere e forse proteggere gli eventi terrestri. Noi abbiamo smesso di osservare la natura, non guardiamo più il cielo, le stelle, il sole. La gente non vede più l'alba nelle città e in Egitto non si registrano più alluvioni. Tutto è controllato da dighe e barriere. Non osserviamo più nulla. Gli egizi invece erano maestri dell'osservazione. Di notte i loro sguardi ammirati erano puntati sulla Via Lattea. Vedevano le stelle muoversi verso il punto del loro declino, ad ovest, al tramonto. È lì che le stelle vanno a morire. Lo si vede facilmente. E i defunti devono entrare nel mondo cosmico come fanno le stelle da ovest. Ecco perché tutte le piramidi e i siti funerari si trovano nel silente deserto sulla sponda occidentale del Nilo. Gli antichi egizi sembrano ossessionati dalla morte. Ma si trattava di vera morte?
Ciò che noi chiamiamo morte era semplicemente il passaggio dalla vita all'oltrevita. Le tombe erano soltanto dei portali e non, come le concepiamo noi, luoghi dove custodire le salme. Erano vie di accesso che consentivano all'anima del defunto di trovare la via per determinate regioni del cielo, prima ad ovest, verso la terra dei morti, poi per sempre nel ciclo eterno dell'ordine cosmico. Questo ordine cosmico, che risaliva all'inizio dei tempi, era un ordine perfetto, volto a mantenere armonia ed equilibrio tra il mondo della natura e il cosmo. Ciò che è sopra è anche sotto. Per gli antichi egizi era Maat e governava il mondo degli dèi e anche quello dei comuni mortali. Maat, l'ordine cosmico. Era questa l'idea con cui gli egizi penetrarono l'eternità e il lento maestoso muoversi del tempo. La concezione del mondo e del tempo tra gli egizi era molto diversa dalla nostra. Noi non facciamo che correre in avanti verso chissà quale meta, sempre avanti. Non torniamo mai indietro verso il punto di origine. Essi invece calcolavano il tempo in cicli che tornavano continuamente al punto di origine. Questi cicli del tempo sono presenti anche nel mito egizio della creazione. Al principio emerse una terra dall'oceano del caos. Su di essa apparve il creatore, il dio sole, Ra. La prima alba ebbe luogo su questo lembo di terra, insieme alla prima apparizione della vita. Un uccello magico, l'uccello di fuoco, la fenice che appare ed emette il primo grido, e con questo suo grido dà inizio al tempo. Il grido della fenice mette in moto i cicli dell'ordine cosmico, le ruote del tempo. E una volta completato il ciclo, la fenice è pronta a risorgere di nuovo per avviare un altro ciclo. Sul luogo della creazione sorse poi Eliopolis, la città del sole, il grande centro egizio del sapere, dove i sacerdoti elaboravano le loro idee sull'universo. Ma forse è la stessa terra d'Egitto che può spiegarci perché la sua gente si sentisse governata da Maat, l'ordine cosmico che regolava i cicli della natura. L'intero Egitto sarebbe stato così, se non fosse stato per un miracolo della natura. L'Egitto è il dono del Nilo. E il Nilo, da tempo immemorabile, è legato a un ciclo. Ogni anno, con estrema puntualità, le acque del Nilo si sollevavano e inondavano la terra su cui scorreva, trasformando l'intero Egitto in un miracolo di abbondanza e prosperità. Quindi, per comprendere appieno l'antico Egitto, bisogna prima capire il Nilo e i suoi cicli. Nella civiltà egizia confluivano vari elementi: la magia, la saggezza e soprattutto il concetto di tempo ciclico e di eternità. E non stupisce l'attenzione che la sua gente ha sempre dedicato a questo miracolo annuale. Miracolo che si ripeteva ogni anno. Ogni anno a giugno, mentre il sole rovente si avvicinava al solstizio, l'Egitto giaceva arso e morente sotto il calore estivo. Ogni anno il Nilo era ridotto ad un rigagnolo e uomini e animali lottavano per sopravvivere. Ma poi i grandi laghi africani si riempivano fino all'orlo con le piogge monsoniche ed esondavano in torrenti d'acqua che scorrevano verso nord, in soccorso all'Egitto. E ogni anno l'Egitto rinasceva. Ed esprimeva nei suoi dei la gratitudine per questa miracolosa resurrezione. Verde come i raccolti del ricco e scuro suolo d'Egitto, era il colore del dio della rinascita, Osiride, signore dell'aldilà, che governava i cieli nella costellazione di Orione, che Boval vede riflessa nelle piramidi di Giza. L'Egitto rinasceva.
Gli ibis che poco prima dell'inondazione sorvolavano l'arsa valle sembravano messaggeri dell'imminente rinascita e simbolo del grande Thoth, signore del sapere, messaggero e scriba degli dèi. Gli antichi egizi erano attenti osservatori della natura e non poteva sfuggire loro che il ciclo del Nilo coincideva perfettamente con il ciclo del sole e delle stelle. E guardando al cielo, l'Egitto individuava altri protagonisti dell'annuale rinascita. Prima fra tutti Sirio, l'astro più luminoso, che si nascondeva alla vista per 70 giorni, ma che all'alba del solstizio d'estate, poco prima del levar del sole e dell'inondazione del Nilo, riappariva improvvisamente all'orizzonte. Questi 70 giorni erano considerati un periodo di magia e metamorfosi della stella. Erano talmente importanti che persino i defunti dovevano attendere 70 giorni prima che si potesse celebrare la loro rinascita. Tutti attendevano, fino a quando, come per uno straordinario miracolo, Sirio riappariva nel cielo come previsto al sorgere del sole, esattamente come era accaduto in precedenza, nel giorno del solstizio d'estate, nel periodo in cui era attesa l'esondazione del Nilo. Non c'è da stupirsi che questa stella sia diventata simbolo della rinascita in uno dei più grandi miti dell'umanità, il mito della prima volta, o Zeptepi, dell'era d'oro, quando gli dèi governavano e Osiride e la sua consorte Iside portavano splendore, saggezza e conoscenza nella terra d'Egitto. Ma suo fratello Set, in preda alla gelosia, tradì e uccise Osiride. Il mondo precipitò nel caos mentre Set massacrava il corpo di Osiride, occultandone i pezzi in tutto il paese, mentre il sangue e le tenebre calavano sull'Egitto. Ma Iside, fedele consorte, cercò i resti di Osiride ovunque, raccolse le sue amate spoglie e le avvolse in lenzuoli. Osiride fu la prima mummia ad entrare nell'aldilà. Ella, tuttavia, non riuscì a rintracciare il fallo del suo sposo. Perciò ne fabbricò uno d'oro e, riportato in vita Osiride, si ingravidò con il suo seme. Fu così che nacque Horus, il loro figlio, il bambino divino. E Horus divenne il primo uomo dio riconosciuto, il primo faraone che regnò in Egitto. E tutti i faraoni che seguirono si considerarono la reincarnazione di Horus. Il mito della rinascita prendeva vita in un Egitto che rinasceva esso stesso ogni anno. Un mito che aveva un suo riflesso anche negli astri, nel magico periodo dell'anno in cui il Nilo straripava. Era quello il momento magico che gli egizi aspettavano ogni anno, il grande giorno della rinascita. I loro occhi erano puntati sulla grande costellazione di Orione che si librava ad est, rivolta in basso come per annunciare il grande evento. Orione è il dio Osiride, ma ad Orione si affiancava la costellazione della dea Iside, cane maggiore. E dentro quella costellazione, come dal ventre della dea Iside, emergeva la stella Sirio, ovvero Horus. Horus è la stella Sirio, la stella del bambino divino. Ed ecco che cosa vedevano gli antichi egizi: la brillante stella di Horus, Sirio. La sua luce appariva per la prima volta all'alba, fondendosi con i raggi del nuovo sole nel solstizio d'estate. La stella, rinata dopo 70 giorni, trasformatasi nella gloria del sole nascente, diventava Horus dell'orizzonte, Ra Horakhti, all'arrivo dell'inondazione, quando l'Egitto rinasceva e le porte del cielo venivano aperte.
dopo questa suggestiva anteprima, puntualmente partiamo con una grande avventura, sempre in Egitto. Un'avventura vissuta in esclusiva. Infatti vedremo un filmato prodotto a livello internazionale al quale ha partecipato proprio nella produzione Voyager. Alcuni degli inserti all'interno e una parte della grafica computerizzata è stata proprio fornita da noi. Bene, un filmato che mette a confronto una teoria studiata da Robert Bovall, un ricercatore indipendente, con le classiche affermazioni fatte dal professor Zaki Hawass. È una nuova idea che getta ancora più interesse e, se possiamo dire, anche passione sulle sabbie dell'antico Egitto. Attenzione, perché se ne parlerà molto. Guardiamo insieme e viaggiamo insieme. Guardate qui. Ecco Set che benedice il faraone, in opposizione ad Horus, suo acerrimo antagonista. Ciò sta a significare che ordine e disordine fanno entrambi parte dell'equilibrio cosmico, e Set ha un ruolo importante nella mitologia astrale, poiché è la costellazione del grande carro. E proprio sulla coscia, come gli egizi chiamavano il grande carro, è puntato uno dei condotti della piramide di Giza. L'altro, in direzione opposta, indica Sirio. Questo monumento è quindi la metafora della resurrezione, della ricerca della vita dopo la morte, dell'anima che va nel regno di Osiride per poi unirsi alle stelle in cielo. Ma dove nel cielo? Forse la risposta è nei condotti all'interno della grande piramide. Quando gli egizi osservavano il cielo di notte verso nord, vedevano un gruppo di costellazioni che in 24 ore compivano un giro attorno al polo. Erano le stelle circumpolari. Gli egizi le definivano imperiture, stelle che non muoiono mai. Questo perché esse non tramontano mai. E non stupisce che gli egizi volessero unire il loro destino a tali stelle per l'eternità. Oggi siamo a conoscenza dell'esistenza di un rituale molto importante per celebrare l'allineamento di queste stelle con le piramidi e i templi. Il faraone e una sacerdotessa che incarnava la dea Sashet tenevano le estremità di una fune per definire la direzione del tempio in linea con le stelle. Ed ecco ciò che il faraone indicava, il gruppo di stelle che continuavano a girare attorno al polo, le imperiture, le stelle che non muoiono mai. E in particolare, egli guardava questa costellazione, quella a noi nota con il nome di Grande Carro, che gli egizi chiamavano Coscia. Ma c'era anche un altro valido motivo per concentrarsi su queste stelle. Le stelle circumpolari compiono un giro completo in 24 ore. Si possono usare come orologio. Ora, gli egizi notarono che l'angolo formato dalla stella che utilizzavano come riferimento nel grande carro e Sirio era di quasi 90 gradi. Sembrava quasi un angolo retto. Quindi, se ci si sposta, basta conoscere la posizione di una determinata stella per poter predire il sorgere di Sirio. Definendo la direzione del tempio, il suo allineamento con le stelle, tutto quadrava. Mito, magia, legge cosmica. E nel momento preciso del sorgere di Sirio, le porte del cielo si sarebbero aperte e l'anima del faraone sale verso le stelle del nord. Era la celebrazione dell'imminente rinascita di Sirio all'alba, quando la stella si sarebbe fusa nella gloria del sole nascente. Era l'annuncio della prossima inondazione, quando si sarebbe ripetuto il miracolo che ogni anno riportava la vita in Egitto. Per Bovall, la riscoperta di questo rituale è stata un'importante conquista. Guardate. Ecco Sashet che allinea il tempio alle stelle del grande carro. È scritto ovunque. Il suo secondo successo è stato decriptare il codice inciso nella pietra. Ecco il faraone Djoser che iniziò la grande era delle piramidi,
Una statua identica, in una strana collocazione, è affiorata in un cubicolo di pietra che fa da contrafforte alla sua piramide. Si deve solo alla fortuna se questo monumento negli scavi non riportò danni. Si è a lungo ritenuto che la statua di Djoser guardasse ai rituali magici e sacri del Palazzo Reale. Ma l'inclinazione della statua sembra smentirlo. Lo sguardo del faraone era rivolto in alto, verso il cielo del nord. Come mai? Djoser guardava un punto preciso, 16 gradi sopra l'orizzonte, 4 gradi a destra dell'asse nord-sud del cielo. Osservava il passaggio di questa stella, la stella alla base della coscia. Perché? La spiegazione è semplice e sorprendente insieme. Perché se in questo preciso momento ci spostiamo verso est, possiamo vedere il momento magico del sorgere di Sirio. L'intero complesso architettonico risulta quindi legato al magico meccanismo del cielo e della rinascita. Era questa la corretta chiave di lettura, poiché successivamente ho scoperto che questo rituale continuò ad essere praticato per tutta la durata della civiltà egizia, persino nel periodo greco-romano. Ne è testimone Dendera, il grande complesso religioso in parte costruito ben 2000 anni dopo le piramidi. Anche nelle sue fasi finali, l'antico Egitto qui sussurra lo stesso sacro segreto. L'asse principale di questo tempio appare in linea con il grande carro, a nord. E guardate qui, ancora Sashet, la dea che allinea il tempio alle stelle del grande carro. È scritto praticamente ovunque. In modo chiaro, affinché risulti comprensibile, l'altro allineamento del tempio è verso il punto in cui sorge la stella Sirio. Tutto questo sembra trovare conferma nei disegni che mostrano il re Horus con una lancia puntata in quel punto preciso della costellazione. La ricerca di Boval trova eco in altri studi che analizzano la corrispondenza tra gli astri in cielo e i monumenti in terra, nella mente di antichi re e sacerdoti. Mi piace molto l'idea delle macchine sacre. Presuppone l'esistenza di un ordine cosmico in cielo e di un ordine terrestre, tra i quali è possibile stabilire delle connessioni. Modelli simili, molto famosi, sono riscontrabili anche in altre culture, quella di Stonehenge, ad esempio. Ciò sta a significare che il livello cosmico e il livello terrestre comunicano. Ed è questo che ritroviamo qui nelle piramidi. Ci sono questi condotti che indicano al re le regioni del nord, le stelle circumpolari. Come nell'antico libro dei morti, il significato nascosto della piramide di Giza si svela con tutti gli attori principali di un dramma cosmico di morte e rinascita. Ciò che è sopra è anche sotto. Vedete, è terribile pensare che anche oggi tante persone considerino tutto questo solo delle vecchie superstizioni e gli egizi un popolo primitivo. C'erano anche degli Einstein a quei tempi. Aver riportato in vita un antico rituale ha acceso nuove intuizioni in Boval. E sulla dea Sashet e le stelle resta ancora molto da dire. Di nuovo Sashet, ma qui è associata alle celebrazioni solenni, le grandi feste di Hebset. Sashet svolgeva un'altra funzione molto importante, registrare gli anni di regno del re. Questo suo ruolo aveva implicazioni enormi. Comportava il potere di decidere per quanto tempo il re avrebbe regnato, quanto sarebbe vissuto, il corso della sua vita, perché regnare significava questo. E collegato a tutto ciò, ecco la prima piramide, la piramide di Djoser a Saqqara. Era qui che il faraone doveva dar prova della sua virilità e del suo potere. Perciò venivano organizzate feste meravigliose, piene di colori, con processioni e principesse e sacerdoti che accorrevano per celebrare il re per 5 giorni.
in un crescendo come in una corrida spagnola, in attesa che il re si mostrasse fisicamente, quasi nudo, avvolto in un piccolo perizoma, per poi correre intorno al palazzo reale, un microcosmo dell'Egitto. Se fosse stato in grado di superare questa prova e mostrare la sua potenza, magari anche correndo dietro un toro selvaggio, allora la folla lo avrebbe acclamato e gli avrebbe affidato il suo regno. In caso contrario, se il re si fosse dimostrato vecchio o incapace, l'intero paese avrebbe patito lo stesso destino e ciò non era accettabile. Quindi le implicazioni sono incredibili. Il sacrificio del re è presente anche in altre culture. Tra i Celti, gli Spartani, i Vichinghi, persino tra gli africani Dinka, più di un secolo fa. Nell'Egitto dei primordi al re venne sostituito ben presto un toro, ma il rituale Hebsed rimase di importanza cruciale, un ulteriore motivo per allineare i monumenti a ciò che accadeva in cielo. Resta un enigma il perché la grande strada rialzata che dalla seconda piramide corre al fianco della Sfinge formi un angolo di 14 gradi con l'asse centrale della Sfinge. Vediamolo al computer. Sappiamo che gli antichi egizi festeggiavano solennemente il 22 di ottobre. Vediamo cosa accade in quel giorno. Come possiamo notare, il punto in cui sorge il sole è spostato di 14 gradi più a sud e la strada accanto alla Sfinge ripropone esattamente questo allineamento. Ciò lascerebbe pensare che una delle funzioni della necropoli di Giza fosse la celebrazione del giubileo reale. Abbiamo conferme a questo in tutto l'Egitto. Ed ecco il grande monumento di Abu Simbel, costruito 1500 anni prima delle grandi piramidi e della Sfinge. Il suo asse forma un angolo simile a quello della strada al lato della Sfinge, l'angolo del giubileo. Ma tutto questo solo all'alba del 22 ottobre, nel giorno di Hebsed. Purtroppo, il lago Nasser crea dei riflessi nella luce del sole. Ma se foste qui, potreste constatare la precisione con cui la luce illumina per primi i babuini. Gli stessi babuini che nell'antichità scendevano fin sulle sponde del Nilo e accoglievano la prima luce del giorno con schiamazzi e grida di gioia, come per rendere omaggio al dio sole. Poi i raggi del sole scendono e si infrangono sul re Oracti e sul disco solare che è sul suo capo. E infine la luce colpisce il volto dei quattro colossi che rappresentano Ramses II. In questo momento i raggi del sole colpiscono le statue sul fondo. Per la precisione, ora è proprio sul faraone Ramses II e lo illumina insieme al re Oracti. Il re si fonde con il dio sole nella luce del sole. Allora chi, o meglio che cosa, era il faraone, costruttore di questi monumenti del cosmo? Tutta questa attenzione al cielo, l'idea di macchine sacre, aveva lo scopo di sancire il potere del re. Il faraone era colui che governava e fondava il suo potere sulle stelle. È una credenza abbastanza comune. Anche in Cina l'imperatore era ritenuto il figlio del cielo. Lo si vede dappertutto. Il re è Horus. Il re è Horus. Il re è Horus. Il re è Horus. Egli è il dio sole sulla terra. Il faraone non è un sovrano che vuole edificare costruzioni imponenti, ma un dio in terra, responsabile della legge cosmica. Gli antichi egizi ritenevano che il loro paese fosse lo specchio del paesaggio celeste e che tutti i cambiamenti che avvenivano in cielo, i cicli del sole e le stelle che mutavano, si riflettessero sulla terra. Il dominio dei faraoni in Egitto perdurò per circa 3.000 anni. E visto che nella volta celeste si erano prodotti dei cambiamenti da nord a sud, nel corso di questi 3.000 anni anche i monumenti si adeguarono. E così i nuovi complessi monumentali, che sorgono in altre aree, cambiano anche orientamento per mantenere la perfetta sincronia con il cielo. Ciò che è sopra è anche sotto. La legge cosmica cambia sotto i nostri occhi. Solo se si comprende tutto questo, si può decodificare l'Egitto.
Ecco delinearsi una religione del cielo, in cui i re e i sacerdoti obbedivano alle leggi dell'universo e al corso del sole e delle stelle, mentre edificavano i loro monumenti. Ma Bovall continua la sua analisi per decifrare l'anima dell'antico Egitto, compito quasi impossibile senza l'ausilio dell'astronomia, e reso ancora più arduo dal concetto egizio delle grandi ruote del tempo. Gli Egizi idearono un ciclo temporale che teneva conto dei movimenti delle stelle e del sole e che è, a mio parere, la chiave per comprendere l'intero loro sistema cosmologico. Inventarono molto presto un calendario solare, concentrando tutta la loro religiosità sul fenomeno del sorgere del sole nel solstizio d'estate, nel momento preciso in cui appare la stella Sirio, e parlano della Fenice quale iniziatrice del tempo. Era il capodanno degli antichi Egizi, che vedevano tornare il sole nella stessa posizione dopo 365 giorni. Ma con il tempo si accorsero che il loro capodanno si allontanava dal solstizio d'estate. Perché? Perché il vero anno solare ha 365 giorni e un quarto. Noi, per rimediare, aggiungiamo un giorno, il 29 febbraio, l'anno bisestile. Ma per gli antichi non era così. Vi era un ordine sacro degli dei che non doveva essere cambiato. E così, ogni 4 anni, l'anno nuovo slittava più avanti di un giorno. Dopo 8 anni, di 2 giorni, e così di seguito. E lentamente si creò un diverso ciclo del tempo. Ciò comportava che, gradualmente, le stagioni perdevano il passo rispetto all'anno artificiale. Perciò doveva trascorrere un lungo tempo, molte centinaia di anni, prima che lo status quo venisse ripristinato. E questo è il ciclo sotiaco, che ovviamente era celebrato con una grande festa. Venne chiamato ciclo sotiaco dagli storici greci, da Sotis, il nome greco di Iside, dal cui grembo nacque Re Oracti nel giorno speciale in cui l'Egitto rinasceva. E sebbene il momento magico della rinascita si ripetesse ogni anno, al solstizio d'estate, nel calendario il giorno del capodanno egizio e della nascita di Ra si allontanava sempre più dal solstizio. Sarebbe stato necessario un intero ciclo, 4 volte 365 anni, cioè 1460 anni, per ritornare al punto originale. Ovvero, al giorno del ritorno della Fenice. Ma diamo uno sguardo al cielo degli Egizi. All'inizio, quando idearono il loro calendario, la nascita di Ra, che segnava l'inizio dell'anno, aveva luogo qui, nel solstizio d'estate. Il ciclo inizia il 21 di giugno, quando il sole sorge all'estremo nord. Perdendo un giorno ogni 4 anni, per ogni nuova generazione il nuovo anno iniziava sempre più tardi e il sole sorgeva sempre più lontano dal nord. Così nei secoli l'anno nuovo scivolava verso l'inverno e il sole sorgeva sempre più verso sud, fino al solstizio d'inverno dopo 730 anni. E poi ancora a nord, mentre il capodanno scivolava di nuovo verso il solstizio d'estate per completare il ciclo dopo 1460 anni. Era allora che il sole si riuniva con la stella Sirio, mentre sulla terra straripava il Nilo. Dunque, che cosa accadeva in quelle circostanze? Sappiamo dai greci che visitarono l'Egitto nell'ultimo periodo che l'inizio o la fine di un ciclo, da loro chiamato sotiaco, fu nell'anno 139. Abbiamo un riferimento preciso. 139 dopo Cristo. Gli scrittori romani descrivono l'esplosione dei festeggiamenti in Egitto. Un altro ciclo ebbe inizio 1460 anni prima, nel 1320 avanti Cristo. 730 anni prima, l'avvento del nuovo anno era coinciso con il solstizio d'inverno del 2050 avanti Cristo.
Risalendo indietro nel tempo di altri 730 anni, con il solstizio d'estate siamo al 2780 avanti Cristo. Ma che cosa accadeva in quei periodi? Nel 2780 avanti Cristo assistiamo a un fiorire di attività, un'esplosione di nuove costruzioni. Sorgono piramidi nel nord, il tempio di Eliopolis, la città di Menfi, il tempio del sole di Abu Ghraib. Nei secoli precedenti il centro dell'Egitto si era spostato dal sud ad Hieracompolis, nell'estremo nord. Sboccia improvvisa l'era delle grandi piramidi. È qui che tutto ebbe inizio, nel 2800 avanti Cristo, quando ebbe inizio la frenetica costruzione di nuovi edifici monumentali, un'esplosione che coinvolse l'intero paesaggio. E questa è la primissima piramide o complesso piramidale della storia d'Egitto. L'intero complesso era circondato da imponenti mura perimetrali formate da prominenze, rientranze, pannelli. Se si contano tutti i pannelli sui quattro lati delle mura, si arriva al numero 1460, i giorni del ciclo zodiaco della Fenice. Può essere una semplice coincidenza? Sappiamo che nell'anno 2780 avanti Cristo re Orakhti venne alla luce durante il solstizio d'estate, quando il sole sorgeva all'estremo nord. Questo significa che nei successivi 730 anni la nascita di re Orakhti, ovvero il primo giorno dell'anno, sarebbe dovuta slittare dal solstizio d'estate a nord al solstizio d'inverno a sud. Ora, se è vero che gli antichi egizi credevano che la loro terra fosse l'immagine del cielo, allora dovremmo trovare un sito nel lontano sud, costruito 730 anni dopo l'adozione del calendario, in direzione del solstizio d'inverno. E che cosa troviamo in quella direzione? Esattamente il centro di Karnak, la cui costruzione iniziò nel 2050 avanti Cristo. Esattamente 730 anni dopo l'adozione del calendario. E come possiamo vedere, il suo asse è in direzione del solstizio d'inverno. Sono fermamente convinto che i grandi re solari dell'antico Egitto, il cui compito primario era quello di mantenere e seguire l'ordine cosmico, abbiano adempiuto con precisione al loro ruolo. Essi non erano affatto interessati a costruire edifici comuni o nuove città. I faraoni costruivano centri per il sole, per il ritorno della Fenice, che sarebbe avvenuto nei tempi prescritti. Il centro di Karnak cominciò a prendere vita nell'anno 2050 avanti Cristo. Ora, se andiamo avanti nel tempo di 730 anni, arriviamo all'anno 1320 avanti Cristo. Ci aspetteremmo di nuovo per quell'anno qualche evento importante. Ci aspetteremmo che un faraone avesse riportato il culto da sud di nuovo a nord. E in effetti, che cosa troviamo? Il faraone eretico Akhenaten che sposta il suo culto in una nuova città, Atel Amarna. Dovrebbe essere sostenuta da ulteriori prove, ma è una teoria molto interessante, perché il ciclo zodiaco è stato una ispirazione costante per gli egizi nell'arco di circa 3.000 anni. Questo è il progetto del grande tempio di Aten. È interessante notare il numero degli altari, 730, di nuovo il numero legato al ciclo zodiaco. Risale al periodo storico che più ci ha affascinato, di generazione in generazione, ma niente è più affascinante dell'enigmatica regina Nefertiti, che probabilmente si immergeva lì, in quella piscina.
Il solo errore di Akhenaten fu l'avere imposto agli egizi il nuovo dio attraverso la sua persona. Gli egizi lo consideravano il collegamento tra loro e Aten, perciò ai loro occhi era egli stesso un dio, ma alla sua morte ebbe fine anche il culto di Aten e tornarono in auge gli altri dei. Qui davanti sorgeva l'ingresso del grande tempio di Aten, lungo 500 metri. E questo è tutto ciò che resta di un'idea grandiosa che si è persa nelle macerie e nella polvere del tempo. L'anno 1320 a.C. segue la morte di Akhenaten e cade in un'era segnata da tumulti, da guerre civili e imminenti invasioni straniere. L'ideale sotiaco sembra affievolirsi con il tempo. Ma c'è un altro fenomeno che induce Boval a formulare un'ipotesi ancora più ardita e controversa sugli antichi egizi e il loro guardare alle stelle. Le stelle non sono semplicemente degli astri che si muovono nei cieli notturni. Esse inducono ad altre considerazioni. Ricordate questo oggetto, la trottola della nostra infanzia. Immaginiamo che sia la Terra e che ogni rivoluzione sia un giorno. Vedete cosa accade? È l'ABC degli astronomi. Molto lentamente l'asse della Terra cambia direzione, completando un giro ogni 26.000 anni. E l'effetto di tutto ciò è che le stelle sembrano muoversi lentamente in un ciclo di 26.000 anni, detto precessione. La precessione fa sembrare che il nostro Sole sorga in diverse costellazioni in cicli di 2.000 anni e che le stelle si muovano lentamente su e giù nel cielo. Boval crede che gli antichi egizi sapessero tutto questo, lo testimonierebbe il Tempio di Elefantina nel sud del paese. Satet era la dea dello straripamento del Nilo e il suo tempio fu edificato qui durante l'Antico Regno, intorno al 2500 a.C. Ma in questo sito si trovano parecchi templi l'uno sull'altro come in una torta nuziale. Quello che vediamo ora è il più recente costruito al tempo di Cristo. Ciò che colpisce è che l'asse di ogni tempio sia orientato verso il punto in cui si trovava Sirio quando ebbero inizio le costruzioni, a conferma dell'ossessione degli egizi per le stelle attraverso i secoli. Ma gran parte degli studiosi non sono convinti che la precessione fosse nota agli antichi egizi. Ho cercato di rintracciare quelli che io chiamo effetti precessionali anche in altre culture, ma non abbiamo elementi per capire come essi siano stati interpretati, se come lenti movimenti del cielo o solo come il movimento di un determinato corpo celeste. Erano comunque tenuti sotto osservazione. Se ne ha la conferma a Dendera o nel tempio di Karnak. Anche qui possiamo vedere che l'asse del tempio indica la direzione della stella del nord. Se l'antico Egitto imparò a conoscere la precessione attraverso i millenni, allora forse la teoria di Boval potrebbe essere valida. Essa coinvolge il cuore stesso dell'Egitto, dove tutti i miti convergono. Zeptepi, la prima volta. Secondo gli antichi egizi è qui che tutto aveva avuto inizio, sul luogo della creazione. Ma quando tutto ciò ebbe origine? L'età della Sfinge, che per taluni andrebbe anticipata, ha fatto sempre discutere gli esperti, ma su dove sia puntato il suo sguardo non esistono dubbi. Guarda verso est, dove il sole sorge all'equinozio. È evidente la sua funzione di segnare il tempo, ma il tempo a cui si riferisce è il tempo primordiale, l'origine del tempo, Zeptepi, quando il re leone sulla terra guardava al leone cosmico e al sole in cielo nell'anno 11.500 a.C. Nell'anno 11.500 a.C.? Cioè esattamente in quella che gli astrologi chiamano Era del Leone, quando il sole sorgeva in quella costellazione. E se per gli antichi egizi valeva il motto «ciò che è sopra e anche sotto», il leone sulla terra guardava davvero il leone su in cielo. Sono sicuro che la Sfinge rappresenti un leone. Questi monumenti sono stati eretti da persone di grande intelligenza, che non facevano nulla per semplice entusiasmo. Erano mossi da motivazioni logiche,
legate alle loro credenze, che seguivano fino in fondo. Ma c'è ancora qualcosa, un particolare che suggerisce un incredibile scenario. Ricordate la precessione? È nell'anno 11.500 a.C. che Sirio apparve per la prima volta nella terra d'Egitto nel giorno magico della rinascita. Penso che gli egizi si riferissero a questo, parlando di prima volta e dell'avvento della Fenice, per dar vita al ciclo del tempo. Osserviamo con attenzione questo panorama, questo luogo, questa regione, dove si dice che ebbe origine il tempo nel momento della creazione, lo Zaptepi. All'epoca dei faraoni, le piramidi di Giza e quelle vicine avevano le punte ricoperte d'oro. Ciò ha indotto gli egittologi a chiedersi se questo potesse collegarli ad altri monumenti della stessa area. Il progenitore dell'astronomia, il greco Eudoxus, descrisse una grande torre dove i sacerdoti egizi si recavano ad osservare le stelle, situata in quella che gli antichi chiamavano Letopolis, a circa 30 km a nord della Grande Piramide. La sua diagonale punta al grande tempio di Eliopolis. I tre punti formano un triangolo rettangolo sempre visibile, poiché il sole e la luna illuminano i suoi vertici d'oro. Ora, se immaginaste di essere a Letopolis in quel tempo, nell'11.500 a.C., con lo sguardo diretto a sud, che cosa vedreste? Un panorama sorprendentemente simile a quello visibile al suolo. Il Nilo in linea con la Via Lattea. Le tre stelle della cintura di Orione che presentano esattamente la stessa angolazione e la stessa configurazione delle piramidi a terra. Ed ecco quello che apparirebbe spostandoci ad est. La costellazione del Leone, Oracti, nel cielo, direttamente sul tempio di Ra Oracti. E poco dopo si vedrebbe il sole brillare proprio sopra il tempio. Tutto ciò non può essere una coincidenza. E un passato incredibilmente distante ci svela la sua immagine del cielo. Ma Boval vede nell'anno 11.500 a.C. anche dell'altro. Per gli antichi egizi, i 70 giorni in cui la stella Sirio spariva dalla volta celeste erano cruciali. Tutto il paese aspettava con il fiato sospeso il tempo della rinascita, i 70 giorni, appunto. Vediamo cosa accadeva nel cielo. Il Sole si trovava qui, nella costellazione del Leone, quando Sirio tornava a mostrarsi all'alba. Ed ora vediamo qual era la situazione 70 giorni prima. L'intero panorama celeste sembra scivolare in basso e il Sole si sposta all'indietro. In questa regione, da queste parti, qui sul lato occidentale della Via Lattea. Se vi è una corrispondenza tra cielo e terra, allora la Via Lattea dovrebbe condurci al Nilo. Se questa teoria è corretta, se queste tre stelle sono rappresentate in terra dalle tre piramidi, noi sappiamo che le piramidi distano fra loro 950 metri. Facendo le debite proporzioni, questa distanza dovrebbe aggirarsi sui 9 chilometri e mezzo. E a questa distanza dovremmo aspettarci di trovare una specie di tempio del sole, probabilmente un porto del sole, dove il sole sta per attraversare la Via Lattea, diretto verso la costellazione del Leone, il tempio di Oracti nel cielo. Ma ora vediamo cosa troviamo a terra. Come previsto, ecco ciò che cercavamo, il tempio del sole di Abu Ghraib. E se si segue la direzione di questo asse, si vedrà che il tempio è esattamente a 9 chilometri e mezzo dalla Grande Piramide di Giza. Tutta questa area sembra essere una sorta di faraonico porto religioso. C'è persino una nave e una strada diretta a Eliopolis, in quella direzione. Anche qui possiamo individuare dei siti che sono in relazione fra loro: Eliopolis, Letopolis, Giza, Abu Ghraib, e che sembrano riproporre esattamente l'immagine della volta celeste dei primordi. Manufatti che ricordano gli astri dell'anno 11.500 a.C. sembrerebbe inconcepibile. Boval ritiene forse che quei monumenti vennero edificati migliaia di anni prima di quanto abbiamo sempre creduto? È qui che tutto ebbe inizio, nel 2800 a.C.
No, ad eccezione della Sfinge, forse. E questa è la primissima piramide di tutta la storia dell'Egitto. La teoria di Bovall ipotizza che all'alba della sua storia l'Egitto sentì il bisogno di incidere nella pietra memorie assai lontane nel tempo, vecchie di migliaia di anni, per imprimerle per sempre nella sua mente. L'inizio di tutto fu la prima volta. Si verificò davvero un tale evento. L'Egitto subì profondi cambiamenti sul finire dell'era glaciale, quando esondazioni particolarmente intense colpirono le pianure. L'era in cui i ghiacciai iniziarono a sciogliersi, quando i poli improvvisamente si ritirarono, quando qualcosa nel Nord America spazzò via gli animali. Quasi tutti i mammiferi, grandi più di un coyote, si estinsero nel giro di alcune decine di anni. In effetti fu un'enorme catastrofe. L'era in cui la temperatura media nel pianeta si aggirava sui 5 gradi. E quel cambiamento climatico si verificò in un arco di tempo compreso tra 3 anni e 2 decenni. L'improvvisa fine dell'era glaciale intorno all'11.000 a.C. determinò l'innalzarsi del livello del mare e la formazione dei mari del Nord e Baltico. Ma anche nel cuore dell'Africa accadde qualcosa. Vasti laghi si erano dapprima riempiti e poi uniti l'uno con l'altro. Le piogge torrenziali inondavano il Centrafrica e un enorme nuovo corso d'acqua attraversava il Nord, riempendo grandi bacini paludosi, per arrivare infine nella vallata di un fiume preesistente, il piccolo Nilo Blu, proveniente dall'Etiopia. Dove oggi sorge la città di Khartoum, il Nilo Blu e il Nilo Bianco si unirono nel fiume che avrebbe modellato il destino della terra d'Egitto. Per la prima volta in qualche momento attorno all'anno 11.000 a.C. Era questo Zeb Tepi la prima volta? Ma come è possibile che una società primitiva sia riuscita a preservare per migliaia di anni il ricordo di questo evento? Ma nell'antico Egitto e nelle civiltà ancora precedenti non erano solo gli anni a scandire il tempo, c'erano anche le grandi ruote del tempo, i cicli sotiaci. All'alba della storia il faraone Djoser fece edificare la prima grande piramide. Perché allora non credere che la sua gente abbia conosciuto i cicli sotiaci di un lontanissimo passato? Ma alla prima volta Bovall la trova commemorata anche nei miti e nei monumenti degli antichi egizi e nelle stelle. Eccoci ad Alessandria, verso l'inizio della nostra era. Il generale romano Giulio Cesare è troppo assorto nei misteri d'Egitto per ascoltare gli ambasciatori della regina Cleopatra. No, Cesare ha detto no. Gli esperti di Roma usano un calendario lunare vago e impreciso per calcolare il tempo. Cesare mostra grande interesse per il ciclo egizio di 365 giorni. Cesare non vuole ricevervi. Un sistema decisamente superiore. Gli egizi avevano compreso l'ordine cosmico. Non avevano bisogno di una riforma del calendario. Il loro calendario si riaggiustava automaticamente ad ogni ciclo di più o meno 1460 anni. Cesare lo proibisce. Infine Cesare assegna ai mesi i nomi che sappiamo, dicembre, gennaio, eccetera, e adotta il calendario egizio. Ma non completamente. Il suo anno, formato da 365 giorni e un quarto, ha subito continui aggiustamenti e correzioni fino ai nostri giorni. Al contrario delle grandi ruote del tempo egizie, il nostro tempo avanza. Dio solo sa verso cosa. Oggi è con questi modesti effetti sonori e luminosi che evochiamo la grandezza di un popolo che ha celebrato il cielo in terra. Oggi quasi non ci soffermiamo più a osservare le stelle e la Via Lattea. Non ci emoziona più la loro magia. Ci siamo privati da soli della grandezza che un tempo ci apparteneva. Arrivano molte mail, molte lettere che ci chiedono particolari riguardo gli esperimenti paranormali che realizziamo qui a Voyager. Ma alcune arrivano anche per proporci degli esperimenti.
Bene, alle prime cerchiamo di rispondere, le altre invece le esaminiamo con cura per coinvolgere, quando gli esperimenti sono interessanti, chi ce li viene a proporre, come è successo nel caso che vi proponiamo questa sera.